Puntare in alto, astronauti si diventa, il titolo dell'incontro interscolastico ospitato nell'auditorium dell'ITIS Galileo Galilei di Arezzo, un relatore d'eccezione per motivare gli studenti a credere nei loro sogni. I protagonisti oggi sono proprio gli studenti, perché fanno scuola senza stare nelle classi. Sostanzialmente il messaggio è: bisogna sognare, sognare delle cose impossibili e poi svegliarsi e cercare di realizzarsi, perché ogni tanto anche i sogni impossibili si avverano. La giornata è stata scandita poi da un ricco programma. Nel pomeriggio, appuntamento prima al MAEC di Cortona e poi in Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Allora, nel pomeriggio abbiamo approfittato di inaugurare le installazioni multimediali 3D stereoscopiche realizzate dallo studio Gallorini Engineering, dove si è data una nuova veste a quelli che erano i tesori del MAEC. Dopo l'esperienza al MAEC, quello che è stato il pezzo forte, che è stata proprio la presentazione della relazione sul quello che può essere il risultato di un impatto di un asteroide con il nostro pianeta e quindi vita e morte dallo spazio, perché oltre a questa ipotesi negativa ci è stato ricordato come dallo spazio può essere venuta anche la vita. Una giornata promossa dal Rotary Club Arezzo. Perché avete deciso di promuovere questa iniziativa? L'idea è nata dopo la scomparsa di Armstrong. E la possibilità poi si è creata per dei contatti che un nostro socio ha da tanto tempo con l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea. Quindi l'idea è stata di ospitare Nespoli nella nostra città, intanto per favorire un incontro con i giovani, perché è veramente un personaggio eccezionale. Che l'incontro con un uomo così possa stimolare anche i giovani a immaginare per se stessi qualcosa di bello, di creativo, di costruttivo. Che sulla Terra non si possono fare, ti obbligo.